Non è difficile capire quando il Cymbidium necessita di travaso. All'acquisto potrebbe presentarsi in un vaso troppo stretto e con le radici talmente cresciute che parte dell'apparato radicale fuoriesce dai bordi del vaso. Altrimenti un altro segnale che il vaso va cambiato è quando la pianta ha prodotto molti pseudobulbi ed avendo occupato tutto il vecchio vaso sono stretti contro la plastica. Prima di vedere il video ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere la notifica e non perdere nessun video. Per prima cosa bisogna estrarla dal vaso pressando leggermente il lato. Si procede quindi sgrovigliando un po' ed eliminando le radici secche dal centro e poi lateralmente. Si può procedere in due diversi modi. Prendendo un vaso più grande e inserendo la pianta così com'è, senza toccare le radici, oppure dividendo la pianta in più porzioni ed eseguendo una buona pulizia, come sto facendo in questo video. È importante che quando si dividono ogni porzione abbia almeno 4 o 5 pseudobulbi. È buona cosa approfittare dell'operazione per eliminare i resti di pseudobulbi secchi o asportati precedentemente. I Cymbidium non amano particolarmente i trapianti, ma quando è necessario va fatto. Alla pianta piace stare stretta, ma quando è evidente che il vaso è troppo piccolo si deve procedere a metterla in un contenitore più grande. Il periodo ideale per questa operazione è subito dopo la fioritura, mentre se non hanno fiorito si può eseguire verso marzo-aprile. Un altro segnale utile che indica il periodo corretto è quando sta crescendo la nuova vegetazione e quindi i nuovi pseudobulbi siano alti qualche centimetro. Sulla pianta possiamo anche osservare degli pseudobulbi in stato di riposo, chiamati anche retrobulbi. Non sono altro che vecchi pseudobulbi. Si può scegliere se dividerli e coltivarli a parte o se lasciarli procedendo con la divisione per il nuovo impianto. Io consiglio di non eliminarli tutti dalle piante, ma di lasciarne almeno qualcuno di quelli gonfi, poiché contengono riserve nutritive per la pianta. Se si vuole si possono anche lasciare tutti, eliminando solo quelli secchi, scuri e raggrinziti. Non è semplice dividere gli pseudobulbi a mano, è meglio utilizzare un coltellino sterilizzato per poter tagliare il rizoma che li unisce. Il Cymbidium, infatti, è un'orchidea simpodiale, che quindi possiede un rizoma alla base da cui partono gli pseudobulbi. Lo pseudobulbo ha il compito di contenere l'acqua per i periodi di siccità e le riserve nutritive. Il vaso ideale per questo tipo di piante è più alto che largo, e questo lo si può notare anche guardando lo sviluppo radicale. Ho ottenuto due nuovi cespugli di piante e ho messo da parte due retrobulbi, ma questi ultimi vedremo in un altro video come trattarli. A questo punto si può procedere con l'eliminazione e pulizia delle radici secche. Basterà stringere la radice tra le dita. Se è bella gonfia è sana, nel caso sia vuota e secca si può eliminare. Il substrato ideale da utilizzare deve essere ben drenato, che asciughi in qualche giorno e non rimanga zuppo, ma che comunque al tempo stesso trattenga la giusta quantità di umidità. Non c'è un miscuglio preciso da utilizzare, ognuno crea il suo, seguendo comunque dei materiali consigliati. Io per creare il substrato utilizzo della corteccia fine o media, del terriccio torboso, del terriccio di foglie, gli inerti per assicurare un buon drenaggio e un po' di cenere. Se la corteccia risulta essere troppo grande, basterà spezzettarla tra le mani o con la forbice. Il nuovo vaso dovrà essere di poco più grande del precedente nel caso si esegua l'impianto lasciando la pianta così com'è. Va bene circa 3 o 4 cm in più. Mentre se si dividono le piante, ci vuole un vaso adeguato, ma è meglio non usarne uno esageratamente più grande dell'apparato radicale. Ho preparato il fondo con gusci di noci e nocciole e uno strato di ghiaia, per formare così lo strato drenante. E successivamente ho aggiunto un po' della miscela preparata per l'impianto dell'orchidea.
quindi si può procedere con l'inserimento nel nuovo alloggio, sistemando le radici, posizionando la parte più vecchia della pianta più vicino al bordo del vaso e la nuova vegetazione, da cui poi negli anni successivi nasceranno altri pseudobulbi, verso il centro del vaso, dandole così modo di espandersi. Si può colmare con la terra ed è importante battere il vaso durante il procedimento per sistemare la terra anche tra le radici. Se la pianta non si mantiene, è necessario sistemare un tutore. Per l'annaffiatura è consigliabile aspettare e procedere dopo circa 2 settimane, per fare in modo che le ferite si rimarginino. Quando si arriva a colmare il vaso, bisogna prestare attenzione a non coprire gli pseudobulbi, poiché devono rimanere fuori dalla terra. Può anche capitare, quando ci si scambia piante, di doverne inviare o ricevere per posta e quindi spedirle comodamente a radice nuda. Non è raro anche l'acquisto in questa modalità, comunque. In questo caso, una volta ricevuti a radice nuda, li ho tenuti in un sacchetto di carta anche un mesetto per questione di tempo, ma ovviamente è meglio procedere prima. La prima cosa da fare è eliminare le radici secche, ma anche le foglie secche malate o totalmente ingiallite. Dopodiché si può procedere come per il rinvaso, creando il fondo drenante e utilizzando la stessa miscela, inserendo poi la pianta nel vaso, sorreggendola con un tutore e colmando poi con la terra. In questo caso ho nebulizzato la superficie del terreno con dell'acqua. L'annaffiatura vera e propria si eseguirà dopo circa 2 settimane. E anche questo video è finito. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, guarda gli altri video e aiuta il mio canale a crescere condividendo sui tuoi social.